Leonardo Bartolini, capitano della Castelfrattese, afflitta da palegite, quinta X in 6 partite, come valuti questo punto? Per questo punto c'è un po' di amaretta in bocca comunque, però dobbiamo guardare sempre il lato positivo, stiamo lavorando bene, sono sicuro che questo periodo prima o poi passerà e quindi riusciremo a trovare i 3 punti. Anche oggi, come contro la Biagio, contro il Moio Varesina, vi siete ritrovati a rincorrere, però avete mostrato carattere e spirito di non mollare fino all'ultimo secondo, riagguantando il pareggio e avendo anche delle opportunità per il sorpasso. Sì, comunque le occasioni ce le creiamo sempre con la voglia, solo che poi ecco, errori individuali da parte di qualcuno ogni volta ci portano a subire gol e ci troviamo molto spesso a rincorrere, però sì, abbiamo sempre la forza di riprendere la partita e quindi dobbiamo crederci e continuare a migliorarci e cercare di non partire sotto. Ecco. Da 2 partite il tecnico Fenucci ti sta proponendo da laterale destro, tu che sei mancino, come ti stai trovando in questa posizione? Insomma, ecco, diciamo che preferirei giocare a sinistra, però comunque quando c'è bisogno mi adatto sempre. Ci sono stati infortuni e quindi qualcuno di noi si è dovuto adattare, però comunque lo faccio volentieri per la squadra e spero che insomma riusciamo a recuperare tutti il prima possibile ed essere la rosa al completo. Ti stai confrontando in un campionato nuovo, conquistato con le unghie e con i denti la scorsa stagione, hai iniziato un percorso con la Castelfrattese, partito dalla seconda categoria, come vedi questo livello del girone A di promozione? Sicuramente rispetto all'anno scorso, dove eravamo abituati comunque a stare sempre al vertice, quest'anno facciamo più fatica, però il campionato è tosto, tutte le squadre comunque dimostrano di poter sempre vincere tutte le partite, quindi ecco, il campionato è molto difficile, però noi dobbiamo continuare, come ho detto già, a lavorare e sono sicuro che nonostante una categoria in più i risultati arriveranno. Una parola su questa splendida tifoseria che ogni partita canta dal primo all'ultimo minuto, vi sostiene sia in casa che fuori. Sono molto contento, soprattutto perché vengo e veniamo insomma da qualche anno dove non c'era tanto seguito e quindi sono molto contento che a Castelfretti quest'anno sta tornando un po' la passione, ecco, per la Castelfrettese, che ci seguono sia in casa che fuori casa, ci sostengono sempre e per noi comunque è l'uomo in più che ci serve per dare tutto in mezzo al campo, quindi sono molto contento che sta ritornando, ecco, un po' di spirito e voglia di tornare al campo a tifare. Grazie e in bocca al lupo per la stagione. Crepi.